Firenze c'è una strada che si chiama Via del Fico, è una strada vicina a Piazza Santa Croce. Bene, ma si chiama così perché un tempo c'era un enorme fico che, oltre a dare dei frutti succosi, ovviamente molto buoni, dava anche la possibilità durante l'estate di ripararsi e di cogliere della frescura sotto le sue enormi foglie. Ma questo fico è legato anche ad una leggenda, ad una storia leggenda che ha dei tratti piuttosto macabri. Ora li vediamo. Dunque, la leggenda dice che un tempo, accanto, che questo fico faceva parte del giardino di un bellissimo palazzo. Però nessuno si poteva avvicinare a questo fico, perché praticamente a guardia di questo fico sarebbe comparso un enorme cane nero ringhiante che avrebbe assalito chiunque tentava di avvicinarsi al fico per prenderne i frutti. Oltre a questo, se qualche audace fosse riuscito nell'impresa, bene, dopo aver mangiato quei fichi magici, si sarebbe sentito male o addirittura sarebbe morto. Si dà il caso che dei muratori stessero facendo dei lavori lì vicino al fico quando venne fuori una lastra, una lapide, nella quale c'era scritto che una maledizione, cioè chiunque avesse abbattuto quel fico automaticamente sarebbe dopo poco morto. Questo venne agli orecchi del proprietario del palazzo e del fico, che era nel suo giardino appunto, il quale non credeva, non era assolutamente superstizioso e si prese chiaramente beffe di quello che era scritto sulla lapide, ordinando l'immediato abbattimento del fico. Gli operai, obtorto collo, si fecero, si munirono di asce e cominciarono a colpire il fico per abbatterlo. E a quel momento cominciarono dal fico stesso, dall'albero, a uscire grida, pianti e lamenti, al che, spaventatissimi, tornarono al padrone e gli dissero: "Non possiamo continuare, non dobbiamo, qui ci sono grida, lamenti, è un fico magico, di conseguenza non può essere abbattuto." Ma il proprietario, incurante delle loro richieste e di ciò che stava avvenendo, ordinò che comunque si abbattesse, grida o non grida. Il fico venne abbattuto, ma si dà il caso che di lì a pochissimo tempo il signore proprietario del palazzo, che aveva imprese commerciali molto importanti, iniziò ad avere una serie di tracolli, perse tutto il suo patrimonio, fu costretto a vendere il palazzo e si ritrovò a mendicare per la strada. Ora, ovviamente fate come vi pare, ma se avete un fico in giardino, beh, prima di abbatterlo, io ci penserei.